innanzitutto è una mia abitudine provare un po' tutti i moduli di gioco, che chiaramente non è che li provo tanto per provare perché c'ho un'idea, ma adesso che sono arrivato da 3 giorni, quindi cerco sempre di vedere quale può essere il modulo migliore e quali possono essere gli uomini migliori, chiaramente per la gara di domenica. E quindi insomma, ho provato più cose, diverse cose, da poi traggo le mie conclusioni, ma insomma, se volete sapere quale sarà il modulo e chiaramente quale sarà la formazione, dovete aspettare domenica perché non anticipo mai niente, prima lo dico ai miei giocatori e poi lo comunico alla stampa e tutti. E quindi c'è ancora 2 giorni di allenamento, oggi, domani, che mi devo rendere conto. C'è qualche piccolo problemino su qualche giocatore, qualche dolorino, insomma c'è da vedere tutto al meglio, sempre per cercare di sbagliare di meno. Lo spogliatoio chiaramente dispiaciuto, amareggiato per la brutta partita di Grosseto, soprattutto per la brutta prestazione, ma è uno spogliatoio sano, uno spogliatoio fatto da bravi ragazzi, gli anziani sono positivi, i giovani vogliono migliorarsi e vogliono avere la possibilità di salire nelle categorie che contano, quindi lo spogliatoio è buono. È chiaro che dopo questo risultato negativo di Grosseto tutti quanti sono amareggiati e vogliono cambiare marcia. Già a cominciare la domenica, io mi auguro di fare una grande partita di fronte al nostro pubblico e soprattutto un risultato che poi è quello che nel calcio conta di più, risultato importante chiaramente che puntiamo decisamente alla vittoria, pur avendo rispetto del Prato che ho visto, è allenato da un allenatore bravo che conosco da diversi anni, esperto, e ha dei giocatori che non ha dei grandi nomi altisonanti, ma ha dei buoni giocatori, degli ottimi giocatori. Mingazzini e Parfè me li hanno messi a disposizione proprio in questi giorni a tempo pieno, sono rientrati nel gruppo, però vengono da infortuni. Favasulli pure viene da un lungo periodo di inattività, poi è stato squalificato domenica passata, quindi devo valutare al meglio. In questo momento, a 4 partite dalla fine, ci vuole gente che ha salute fisica, che ha gamba, che ha entusiasmo. E loro sanno che io ho bisogno di tutti, ho bisogno di tutta la rosa. Tra l'altro non siamo numerosi perché siamo 23, 22 perché Crescenzi purtroppo in questo momento è out. Siamo 22 giocatori con 3 portieri, quindi c'è bisogno di tutti, devo recuperare tutti e devo fare le scelte migliori che possano portare beneficio al gruppo, alla squadra, a tutti quanti. Quindi cerco appunto innanzitutto la gamba, salute fisica e poi chiaramente ci vuole anche le qualità, ma questi ragazzi, l'abbiamo già detto in più di una circostanza, hanno delle ottime qualità. No, siccome ultimamente questa squadra mi sembra che si esprima meglio con la difesa a 4, probabilmente partiamo con questo tipo di atteggiamento. Poi salendo dopo è tutto da vedere perché voglio verificare la condizione dei miei giocatori fino all'ultimo momento, decido sempre dopo l'allenamento del sabato, domenica mattina, perché faccio tutte le riflessioni sempre per cercare di sbagliare il meno possibile. Quindi grande valutazione su tutti, c'è qualcuno che ha qualche piccolo problema, come dicevamo prima, qualcuno non è al massimo della condizione, non per colpa loro, ma perché vengono da infortuni, da squalifiche, da problemi. Quindi cerco di mettere in campo una squadra che abbia salute e che abbia gamba e chiaramente anche qualità.